5 febbraio 2016, prima riunione del Comitato di Radicali Italiani, il Comitato 2016 di Radicali Italiani, incontriamo Marco Beltrandi, che conosciamo, sempre gentile e disponibile nelle interviste a Libre TV, e gli abbiamo detto appunto che volevamo fare questa intervista un po' incentrata, perché abbiamo visto che l'unico componente di questo comitato che si è realizzato, questo che si è composto qualche, forse una settimana fa, per Giachetti, a sostegno di Giachetti, ovviamente parliamo delle amministrative romane. Era presente in sala Marco Beltrandi. Ecco, gli chiediamo un po', siccome c'è un po' di, diciamo, di disorientamento tra i radicali, ecco che sono riusciti a essere divisi anche su questa cosa, ecco, gli chiediamo un po' qual è stata il chi è che insomma ha ideato questa cosa, come è uscita fuori, quali sono gli scopi di questo comitato. Ma guarda, la questione è questa: se vogliamo dire come è nato perché io con alcuni colleghi già parlamentari abbiamo avuto modo ovviamente di conoscere e di lavorare con Giachetti in questi anni, e quando abbiamo appreso la notizia che questa candidatura, di cui si parlava già da qualche mese, ma che questa candidatura poteva veramente essere sostenuta da Renzi, cosa su cui avevamo dei dubbi peraltro, ma quando è stato chiaro che lui avrebbe accettato e che si sarebbe candidato alle primarie, è stato naturale, in uno scambio di messaggi, mail con Roberto, con gli altri compagni, dire: beh, questo è un evento per la città di Roma. Perché? Perché la città di Roma è una città straordinariamente ricca, ma è una città straordinariamente ricca di opportunità e di problemi. E io penso che fare il sindaco di Roma sia più difficile oggi di fare forse il presidente del Consiglio dei Ministri, perché i problemi sono talmente gravi, la macchina pubblica è talmente faraonica e in cattivo stato, ma è un eufemismo, che è veramente molto difficile. Ora ci vuole una persona anzitutto molto capace, poi ci vuole una persona onesta, e poi ci vuole una persona che abbia la volontà. Ecco, siamo stati tutti concordi, noi di questo comitato Giachetti, nel ritenere che non solo la storia di Giachetti, non solo la storia radicale come monotessera radicale di Giachetti, ma anche la storia di Giachetti come doppia tessera radicale PD, sia assolutamente esemplare. Se io dovessi dire, fra tutte le doppie tessere che abbiamo, quella secondo me che meglio rappresenta proprio nelle modalità politiche e molto spesso anche nei contenuti, ma ancora di più nel metodo, persino quando non siamo stati d'accordo, è successo qualche volta, raramente, ma è successo, Roberto sicuramente è il meglio possibile immaginabile. Allora questo è il punto. Quando tu ritieni che ci sia questa possibilità straordinaria, cioè di avere una svolta a Roma dopo anni di sindaci francamente imbarazzanti e incapaci e forse nemmeno completamente onesti, il primo dovere di fronte alle primarie del PD, con un partito come il PD che è così complicato, così qui a Roma radicato, con tutte le problematiche che ci sono di potentati locali che cercheranno di fare il possibile per mettere a Giachetti un po' il guinzaglio, la prima cosa che fai sostegno a Giachetti a prescindere. Perché a prescindere? Non perché non ci interessi ovviamente cosa farà Giachetti, ci interessa come, e credo che noi stessi suggeriremo a Roberto, tra l'altro lo incontriamo questo lunedì, suggeriremo a Roberto alcune cose di merito politico. Ma perché? Prima di tutto lui già, per quello che è, già conosce in buona parte cosa bisogna fare, ad esempio per organizzare un evento come le Olimpiadi senza il malaffare e soprattutto senza sperperare suolo verde e sperperare risorse economiche. Lui in gran parte queste cose le sa già, non è che ha bisogno, ma soprattutto prima che lui diventi eventualmente candidato sindaco vincendo le primarie, lui adesso ha bisogno di un sostegno che è basato sulla sua persona,
Cioè, noi non è che andiamo a trattare col PD, non è che io debba chiedere, perché se dovessi trattare col PD, l'accordo non lo farei mai. Se io dovessi mettermi in un tavolo, no? Perché poi funziona così, che si organizzano i tavoli, il candidato sindaco organizza il tavolo con tutti i partiti. A me ricorda l'esperienza di Prodi, per carità, 17 partiti al tavolo a discutere dei programmi. I programmi, la fortuna della, o la sfortuna, mi auguro la fortuna, della sindacatura Giachetti, non sarà basata sul programma che verrà deciso dal tavolo dei partiti, sarà basato su quanto lui riuscirà ad essere libero di esercitare le sue capacità e le sue volontà, che riteniamo assolutamente autentiche e preziose. E proprio in questo sta la differenza. Noi non facciamo trattative, non ci sediamo al tavolo con nessuno, noi sosteniamo Giachetti. Dopodiché devo anche dire che questo comitato ha preso subito un po' vita e ha fatto questa iniziativa sul referendum. Perché? Proprio perché noi non abbiamo condiviso, peraltro nessuno ne ha mai discusso con noi, nessuno, in nessuna sede, in nessuna riunione del mezzogiorno che tutti i giorni si tiene nel salone di partito, adesso anche il sabato e la domenica, non a questi che c'è il comitato, ed è aperta, cioè chiunque viene, anche senza tessere, viene qui e può parlare a queste riunioni. Allora, nessuno, Riccardo Maggi, tesoriere, è mai venuto prima a parlare con noi, a confrontarsi con noi sull'opportunità di fare una campagna per il referendum sulle Olimpiadi a Roma. Per cui diventa naturale che nel momento in cui invece si decide, Radicali Italiani decide di condizionare il sostegno a Giachetti al referendum sulle Olimpiadi, noi ci siamo trovati in dissenso su questo. Proprio di senso cristallino, perché ci sono mille ragioni. Io adesso non so se la sto facendo troppo lungo, non c'è ancora problema. No, ci sono mille ragioni. Anzitutto vorrei provare a riassumerle alcune. Anzitutto, ma se il tema che interessa sono le Olimpiadi a Roma, a parte il fatto che vorrei segnalare che l'evento Olimpiadi è un evento non solo di portata nazionale sul piano economico, delle ricadute economiche, ma anche su quello territoriale. Negli ultimi 30 anni le Olimpiadi, quando sono state assegnate ad una città, non hanno riguardato nemmeno territorialmente solo quella città. Quindi un'Olimpiadi a Roma vuol dire avere 20 a Firenze, vuol dire 20 a Bologna, vuol dire avere 20. E allora già solo pensare che possono essere solo i cittadini romani in queste condizioni, peraltro di assenza di democrazia e di informazione, a dover decidere per tutta Italia se cogliere o meno l'opportunità e i rischi connessi ad ogni opportunità delle Olimpiadi, a me, a noi sembra assolutamente improprio. Ma dirò di più, se si intendeva fare questo, ma il momento c'era per farlo, anche i tempi c'erano per farlo, perché nel momento in cui 6 mesi fa il Consiglio Comunale di Roma ha deliberato di candidare Roma, cioè di autorizzare la candidatura di Roma al CIO, lì allora Riccardo Maggi, che votò contro, e io apprezzai quel suo voto, aggiungo anche questo, quindi per chi pensasse che io sono uno schierato a favore delle Olimpiadi sempre e comunque, no, perché io quando Maggi votò in Consiglio Comunale contro la candidatura di Roma alle Olimpiadi, gli mandai un sms privato dicendogli: guarda, penso che avrai fatto lo stesso al tuo posto, bravo. Ma il discorso è che un conto è se tu come Consiglio Comunale voti le Olimpiadi con la giunta incapace di Marino e con la situazione che ovviamente si è vista. Un conto se tu dici: no, qui c'è una candidatura di rottura, qui c'è uno che ha capacità, numeri, ha voglia di fare, e allora io gli devo dire: ma io mi fido di te, però ti devo vietare le Olimpiadi, ti voglio vietare l'opportunità delle Olimpiadi con la città disastrata com'è disastrata Roma, dove non c'è una aiuola anche in centro storico che non è invasa da erbacce, buche, cioè è tutto rotto, servono tra l'altro risorse economiche ingentissime a mettere a posto, a tenere in ordine questo patrimonio, risorse che non ci sono, perché ci sono gli sprechi delle municipalizzate. Allora, prima questione. Questa è un errore per noi oggi legare il sostegno a Giachetti a questo referendum.
anche perché un referendum consultivo non ha effetti vincolanti. Io apprezzo la battaglia di Cappato e degli altri per la democrazia a livello locale, ma allora se questo vogliamo fare, se pensiamo di essere in grado di farlo, per prima cosa rendiamo vincolanti questi referendum. Perché se già quelli vincolanti non vengono presi in considerazione dal potere, quelli consultivi ci possiamo benissimo immaginare che tipo di impatto possano avere, dopo aver magari illuso i romani che possano davvero scegliere. Cioè, quindi, ci sono una serie di ragioni di strategia politica che quantomeno dicono che era intempestivo porre la questione del referendum. Dopodiché io l'ho firmati questi referendum, mi è venuto a chiedere Tutino, che ha fatto un intervento veramente, io gliel'ho detto, quindi lo posso dire anche a voi, che io ho ritenuto veramente grave nei toni, nei contenuti e tutto, gliel'ho detto. Dico, però non ho problemi a firmarti la richiesta di referendum, anche se penso che quella consultazione sia un errore anche per i tempi, perché ci ha spiegato Giachetti che i tempi non ci sono praticamente più. Però tu prima hai accennato, diciamo, a una, diciamo, in questo episodio, mancanza di comunicazione tra chi? Ah, se noi andiamo a vedere chi è che fa parte di questo comitato, insomma, vediamo che in un certo modo si delinea un'altra volta un certo gruppo di persone. Insomma, c'è stata Elisabetta Zamparutti, Maurizio Turco, Maria Antonietta Farina Coscioni, Sergio Delia. Insomma, il gruppo che viene chiamato, che si è autodefinito da 3 anni squadra. I radicali, quello che resta di una base, anche un po' su internet, che parlano, si scontrano, eccetera, eccetera, trovano riproposta di nuovo un po' questa contrapposizione tra questo gruppo, guarda caso, tu con motivazioni di tipo politico, però poi alla fine sono quelle persone contro le stesse. E questa è una cosa un po' che si ripropone. Non pensi che sia un po' questo comitato, che poi penso non abbia poi una prospettiva, diciamo una pretesa elettoralistica di posti, di listine e così via? Ecco, non pensi che magari si poteva fare tutto quanto con un semplice comunicato? Allora, premesso che anche il comunicato avrebbe sicuramente trovato critiche legittime dalle stesse persone che hanno contestato il comitato, a parte che il comitato è un nome che si sono date alcune persone che si sono trovate d'accordo nel fare una iniziativa, non è una cosa che ha strutture di nessun tipo, perché al momento tra l'altro saremo, non so, una decina di persone. Si pensa che comunque il comitato speriamo, faccia qualcosa. Sì, noi infatti stiamo lavorando anche per avere delle personalità che sostengano questa candidatura, questo può aiutare, certo, Giachetti in questa fase. E adesso arrivo alla risposta alla tua domanda puntuale. Prima volevo passare da un altro aspetto, che è questo, una preoccupazione. Cioè, la preoccupazione è che il gioco che sta facendo il PD qui a Roma, come sempre, è un gioco un po' complicato e soprattutto rischioso. Perché? Non è tanto ovviamente la candidatura di Fassina, che è un ex PD ormai, e che, diciamo così, era destinato a raccogliere tutti i voti degli anti-renziani. Come non è riuscito a civare, insomma. Esattamente, ma il problema quindi non è Fassina, ovviamente, ma se il PD candida Morassut, che è stato assessore all'urbanistica con Veltroni, e lì il problema si pone. Perché? Perché Morassut a Roma significa Bettini e significa tutta una, diciamo così, una corrente di partito assolutamente legittima, ma che secondo me non ha amministrato in una maniera splendida la città. Io uso degli eufemismi, il mio giudizio personale politico, e io suppongo che questa posizione non sia, questa candidatura non sia per non far vincere Giachetti alle primarie. Il mio timore è che Roberto vinca le primarie con uno scarto molto ridotto. La candidatura Morassut probabilmente serve sia per drenare un po' di voti a Giachetti, ma sia anche per drenarli a Fassina, perché ovviamente adesso gli anti-Renzi hanno anche un esponente autorevolissimo del PD su cui convergere i voti.
Allora, qui il problema, perché poi, dopo le primarie, quando vincerà Giachetti, a seconda che vinca con un certo margine, a seconda che vinca per non tanti voti, la sua libertà poi di impostare la campagna elettorale, di venire a patti con gli altri, non è indifferente. Perché poi non è scontato il risultato del voto a Roma, attenzione. Cioè, il centrodestra è vero che è allo sfascio, è vero che c'è stata la giunta Alemanno che non ha lasciato un grande ricordo, a parte le parentesi giudiziarie. Ma il problema qui è che qui c'è anche il 5 Stelle che è forte. Quindi è vero che 5 Stelle e centrodestra si... Pare che abbiano un po' di timore però. Hanno del timore, certo. Ma io li capisco, perché piazzare uno qui a Roma, se non è uno, voglio dire, super corazzato, qui a Roma si rischia di affondare, ma veramente. Cioè si va giù e purtroppo tira giù anche la città, questo è il rischio. Quindi questo volevo dirti. Quanto alla domanda quindi più specifica che mi hai rivolto, la questione, sono sempre le stesse persone, ma cioè noi facciamo un attimo di minimo di brevissima storia di quello che è successo. Cioè praticamente noi abbiamo avuto una situazione in cui quelli che hanno fatto i parlamentari radicali sono stati, non tutti, ma coinvolti nella gestione di Radicali Italiani con la segreteria di Rita Bernardini. E che cosa è accaduto? È accaduto che a partire dalla fine del 2012, quelle che erano regole di comportamento comune, per cui esisteva un soggetto politico, ci si confrontava, si parlava e si decideva, e quelle decisioni venivano rispettate per lo più da tutti, non c'erano fughe solitarie come si dovrebbe fare in ogni partito, si discute, ci si confronta e poi si lavora assieme. Cosa è successo? È successo che da allora, cioè dalle liste AGL, un gruppo di persone, definendosi non d'accordo con le liste AGL, con la vicenda Storace, quando Storace fece quella dichiarazione splendida, ma a me, io che non sono d'accordo con loro, voglio Rosso di Vita e Berardo in consiglio regionale. Pannella disse, questa è una dichiarazione sensazionale, come si fa a dire di fronte a una dichiarazione del genere no, perché tu sei un fascista? Ma questo, il giorno dopo, noi abbiamo avuto interviste di Emma Bonino, Gianfranco Spadaccia, Mario Staderini, che dicevano ai giornali no, noi non siamo d'accordo perché noi con quello non vogliamo avere niente a che fare. Da lì è partito un gruppo di persone che non si confronta con i compagni, decide per i fatti propri, compresa la candidatura di Maggi al Consiglio Comunale a Roma, in sostegno di Marino, su cui io non ero d'accordo, e non ero il solo a non essere d'accordo, perché noi avevamo conosciuto Marino in Parlamento e sapevamo che Marino era incapace, inidoneo, pericolosamente inidoneo per Roma. Ma io non è che sono andato a fare comunicati stampa a dire Maggi sostiene Marino. Perché? Perché comunque, anche se non avevamo tutti condiviso il modo in cui Maggi si era candidato, però l'idea era quella che non si ostacolava un compagno. Si può accennare, scusa ti interrompo, che Marino, l'esperienza parlamentare di Marino è stata anche un'esperienza radicale, perché lo ricordiamo nell'ispezione agli OPG con, sì, ma è un, con Donatella Poretti. È un'esperienza che però aveva acceso anche all'interno, diciamo, dei radicali un po' di discussioni, ma soprattutto non era tanto il problema degli OPG, il problema è che Marino si era fatto eleggere come un laico, anche se moderato, ma insomma comunque su così, e quando arrivò al Senato noi eravamo felicissimi, perché ci siamo detti, noi ma anche l'associazione Cossoni, abbiamo detto qui abbiamo uno che su tutti i temi ci darà una mano, poi prestigioso, non era un candidato qualsiasi Marino. E poi però in 5 anni di attività in cui abbiamo cercato di fare attività assieme non si è quagliato niente, lui creò una microcorrente che era una sottocorrente della corrente Veltroni, cioè una sottocorrente della corrente Veltroni con Morasut, con il mio amico Michele Metta, con altri ex amministratori romani, ma di là di questo non è, per cui noi, io non ero convinto di Marino, magari sbagliavo, ma non ero convinto, però noi non abbiamo fatto comunicati, siamo stati zitti, perché non volevamo creare danno.
Noi per 3 anni abbiamo cercato di dire a questi nostri compagni: guardate, la legittimità c'è tutta di fare come volete, ognuno può candidarsi, ognuno può fare quello che vuole, però guardate che se poi ci si comincia a fare ciascuno come vuole, cioè se voi continuate a fare come volete e non accettate neanche di parlarne con noi, poi alla fine succederà prima o poi che anche altri faranno lo stesso e alla fine il soggetto politico rischia di sgretolarsi, di non esistere più, o rischiamo di intralciarci a vicenda. Noi questo discorso l'abbiamo fatto per 3 anni. Cosa abbiamo ottenuto come risposta? Che abbiamo avuto Rita Bernardini, segretaria di Radicali Italiani, e Valerio Federico, che faceva il segretario in seconda. Abbiamo avuto distinzioni su tutto pubbliche, da parte, ripeto, anche di esponenti di peso, senza nemmeno parlare con noi. Penso alle cose che fa Emma Bonino, molte le condivido, alcune non le condivido, ma la cosa che considero un po' grave è che lei non ha mai sentito in questi 3 anni il bisogno di venire qui a parlare. Questo lo considero un po'. Allora a questo punto, se un gruppo di persone contente della candidatura di Giachetti, volendo distinguersi dagli altri partiti e quindi non volendo partecipare a tavoli, accordi programmatici o non so che cosa, almeno in questa fase, se un gruppo di persone senza voler fare nessuna lista elettorale né civica né non civica, nessuno di noi ambisce ad entrare nel Consiglio Comunale, poi vedrete chi sarà candidato e chi non sarà candidato per il Consiglio Comunale, ma non da noi, da Giachetti, quando sarà il momento, quindi potrete vedere se vi sto dicendo la verità o meno. Allora, se alcune persone fanno un'iniziativa di questo tipo, dopo che per 3 anni si sono fatti questi comportamenti, è minimo, è naturale. Se per essere nello stesso partito e non intrecciarsi a vicenda, bisogna essere in due, cioè nel senso che se una delle due parti decide di non starci, è legittimata a farlo, ma poi deve anche capire che probabilmente anche l'altra parte potrà a un certo punto fare altrettanto. E quindi queste lamentazioni che sento oggi, ma finché sono le critiche politiche a me vanno benissimo, no, quello che io trovo scandaloso e mi scandalizza come radicale, mi preoccupa anche, e quando ti dicono no, non sei legittimato, non hai la rappresentanza, ma cosa scherziamo? Cioè la vita radicale è basata sul principio per cui chi ha la tessera anzitutto è radicale, qualsiasi cosa faccia, da qualsiasi luogo venga e qualsiasi cosa faccia. Nessuno può ritirare una tessera a un radicale e nessuno può consentire a un radicale di contestare le sue iniziative politiche, cioè in termini di legittimità la libertà è piena. Tra l'altro io non ho votato, ho votato contro la mozione al Congresso, peraltro faccio notare al Congresso di Radicali Italiani che questa presa di posizione sul referendum olimpiadi non c'era, pure in quella mozione chilometrica con 1000 voci, che i Radicali Italiani decide legittimamente di fare di questo, in questa fase, il punto centrale della campagna elettorale, non ci siamo presi la libertà di dire no, non siamo d'accordo. Per noi, Roberto, a prescindere, oggi, poi vedremo dopo le primarie cosa succederà, ma intanto oggi è questo, perché Roberto ha bisogno di vincere le primarie bene, perché se vince di poco scarto, e questo Roberto lo sa, è un problema, perché poi anche il successo dopo, quando ci sarà la campagna elettorale, rischia di essere inficiato da questo fatto, quindi questa è una fase delicatissima e importantissima in cui bisogna essere soprattutto d'aiuto. Poi questioni politiche le porremo, ma senza sederci, non vogliamo fare il 18° sostegno a Giachetti nel tavolone. No, però, quello che voglio dire è soltanto è che potremo vedere i componenti di questo comitato, Marco Beltrandi e tutti gli altri, che staranno dalla stessa parte di Renzi, questa volta. Se Renzi starà dalla parte di Giachetti, ci mancherebbe, penso di darlo per scontato. Sì, soprattutto. Io ecco, non sono così tanto tranquillo, okay, nemmeno su questo. Comunque non sarà un problema, cioè nel senso che per noi radicali, se condividiamo un percorso di strada, il Presidente del Consiglio ne fa tanti, credo che noi ne condividiamo pochissimi, ma questo non cambia, cioè nel senso che se lui fa 10 campagne politiche, che noi ne condividiamo una, non abbiamo problemi a metterci insieme su quella, se quella la condividiamo.
poi continueremo ad opporci alle altre 10. È sempre stato così nel mondo radicale. Io vorrei ricordare, per esempio, anche solo recentemente con De Luca, quando abbiamo sostenuto, ma non è che siamo andati da De Luca a chiedere, a trattare, no, ma noi ti sosteniamo se tu ti impegni con la metropolitana, anche perché purtroppo, cioè tutto questo è bello teoricamente, ma purtroppo quando si amministra una città che ha tanti problemi, e anche quando si amministra un paese, purtroppo i programmi, insomma, diciamo che non sono particolarmente affidabili. Vogliamo dire questo? Abbiamo centinaia di pagine di programmi che sono, non sono mai stati fatti, anche da parte di chi poi ha governato pure bene. Quindi non è questo il punto, soprattutto non adesso, prima delle primarie. Va bene, grazie a Marco Beltrandi per questa lunga intervista. Grazie.